Sotto il cielo della lunigiana brilla la stella di Remco Evenepoel, il fenomeno belga, dopo aver dominato i campionati europei juniores, fa man bassa anche nella breve corsa a tappe a cavallo tra Liguria e Toscana. Si parte dalla Spezia per una semitappa di 71 km con arrivo sul lungomare di Lerici. A una decina di chilometri dall'arrivo se ne vanno in 5, insieme alla maglia bianco-blu di Evenepoel ci sono il toscano Crescioli, il veneto Guzzo, il trentino Nessler, l'israeliano Goldstein. La vittoria si decide in uno sprint ristretto, Evenepoel alla meglio, anticipando sul traguardo Guzzo e Crescioli. Dopo la breve cronometro vinta per un solo centesimo dal ceco Vacek, si riparte da Bocca di Magra. Dopo 100 km di corsa, sul traguardo di Fiumaretta è ancora un trionfo di Evenepoel. Stavolta il belga non aspetta la volata, ma decide di staccare i compagni di fuga a un paio di chilometri dall'arrivo. Evenepoel chiude con 12 secondi di vantaggio sugli inseguitori e consolida il privato in una classifica generale dominata dal Belgio. La tappa regina porta la carovana in Toscana con l'arrivo in salita di Casette di Massa, preceduto da tre passaggi sul Gran Premio della Montagna della Foce. Sullo strappo finale, il primo ad attaccare il tedesco Mayrhofer, ma a decidere la tappa è la controffensiva di Karel Vacek. Il ceco taglia per primo il traguardo, ma riesce a guadagnare solo 10 secondi su Evenepoel, terzo alle spalle del lombardo Fancellu. L'ultima frazione porta i corridori da Carrara a Casano di Luni. Evenepoel ha già il primato della classifica generale in pugno, ma non si accontenta. Il belga attacca da solo a 60 km dall'arrivo e conquista anche l'ultimo successo parziale. Secondo posto per il toscano Nencini davanti a Fancellu, sul podio della classifica generale salgono invece l'altro belga Van Wilder e il tedesco Gessner.